Si insedieranno ufficialmente venerdì i tre commissari liquidatori che dovranno traghettare il comune di Chieti, in dissesto finanziario, sulla via del risanamento. Nello Rapini e Guglielmo Lancasteri, i commercialisti e i revisori contabili con studio a Pescara e il funzionario economico-finanziario Francesco Pisani, in servizio presso la prefettura di La Spezia, sono i componenti della commissione straordinaria nominata a Ferragosto con decreto del Presidente della Repubblica e stamattina hanno incontrato il prefetto Mario Della Cioppa e poi in via informale il sindaco Diego Ferrara. Una sentenza della Corte dei Conti ha certificato che il dissesto è salito a 98 milioni di euro. L'articolo 252 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali prevede che dalla nomina la Commissione abbia 90 giorni di tempo per redigere l'ipotesi di bilancio riequilibrato, che dovrà poi essere approvata dal Ministero dell'Interno. Il piano sarà quinquennale, già annunciato un taglio del 20% sui servizi a domanda individuale. La manovra prevede anche l'aumento al massimo delle aliquote e dei canoni dei tributi municipali e un'accelerazione nella riscossione delle tasse. Si punta quindi a sanare finalmente un deficit iniziato nel 2012, ma il sindaco Ferrara promette che saranno mantenuti i sostegni alla scuola e al sociale e che saranno portate a termine le opere finanziate con i fondi del PNRR. Venerdì, come detto, l'insediamento ufficiale della commissione. Il primo atto sarà la nomina della persona che svolgerà le funzioni di presidente.